Io vorrei che ognuno di loro portasse un pochino di una fetta della sua esperienza. Comincerei da Roberto Della Seta, che è stato uno dei pochissimi politici che si sono battuti per denunciare quello che succedeva all'Ilva di Taranto, dove l'inquinamento ha portato centinaia e centinaia di malattie e di morti. Infatti Roberto Della Seta, come premio per questo suo impegno, non è stato ricandidato dal Partito Democratico. Ecco, io volevo chiedere a Della Seta questo: come mai in Germania, per fare un esempio, i verdi arrivano anche al 20% e la gente sente che è importantissimo inserire la lotta per l'ambiente nel programma di governo e i verdi, diciamo, i verdi tra virgolette, riescono a far capire che l'ambiente è mille questioni, riguarda, tocca mille questioni, la sanità, l'economia, eccetera, mentre in Italia perché questo succede e se pensa che sarà possibile in un futuro speriamo immediato. Grazie. Buonasera a tutti. Ma il perché io non lo so, credo che sia giusto dire che la prima ragione è l'inadeguatezza di noi ecologisti italiani, che evidentemente non siamo stati capaci di convincere gli italiani in quello che dicevi tu, cioè che parlare d'ambiente non significa soltanto parlare di difendere gli animali, di difendere la natura, ma vuol dire parlare del futuro di noi anche umani, di lavoro, di futuro economico, di difesa dei beni comuni. Non siamo stati evidentemente abbastanza bravi e il risultato è che oggi l'Italia è l'unico forse tra i grandi paesi europei dove questi temi in politica non sono rappresentati da nessuno. Io, Ferruccio mi ha presentato in relazione alla vicenda dell'Ilva di Taranto, io sull'Ilva di Taranto mi limito a dire una cosa che in realtà mette in relazione questo nostro dibattito con quello che è venuto prima e che riguardava il Partito Democratico. Ecco, io credo che l'Ilva di Taranto dimostri innanzitutto che quando si è trattato di assecondare un modello industriale che distruggeva non soltanto ambiente ma distruggeva salute, sinistra e destra sono state totalmente la stessa cosa. A Taranto, in Puglia, anche nelle decisioni prese a Roma sull'Ilva non c'è stata nessuna differenza apprezzabile tra le cose fatte dalla destra e le cose fatte dalla sinistra. Allora, la qualificazione sinistra, io vedo che poi i partiti che la evocano come proprio riferimento se la devono conquistare sul campo, non è un'etichetta che vale a prescindere. In questo caso l'etichetta di sinistra è stata totalmente usurpata. Per 30 anni si è accettato che a Taranto si producesse acciaio distruggendo la vita delle persone, facendo in modo che i tarantini vivessero, vivano meno bene degli altri italiani e spesso meno degli altri italiani. Tutti da questo punto di vista sono stati complici, i partiti della sinistra, i partiti della destra e il sindacato, che per molto tempo a Taranto è stato letteralmente zitto. Quindi poi gli episodi degli ultimi mesi, i 200.000 euro che l'Ilva ha dato come contributo a questo o quel politico del PD anche recentemente, sono certamente un problema, ma sono soltanto la punta dell'iceberg. Il problema vero è che noi abbiamo, per esempio, una sinistra per la quale l'ambiente è un orpello, è un'appendice, è un tema forse buono per farci qualche convegno e per scriverci uno dei 30 o 40 paragrafi di sconfinati programmi elettorali, ma non è altro. Questo, e chiudo le cose che volevo dire, questa attuale inadeguatezza della sinistra italiana rispetto ai temi ambientali è fatta secondo me di due aspetti. Il primo è un aspetto culturale. I gruppi dirigenti della sinistra sono fatti di persone per le quali questi temi non riguardano lo sviluppo, non riguardano il progresso, sono fatti di
di persone per le quali, per esempio, questo dipende dalla loro formazione, dalla loro cultura, dalla loro biografia, la bellezza è un concetto abbastanza così lontano dalla politica, lontano dall'economia. Ora, siccome invece l'Italia nella sua storia, quando è stata forte economicamente, è stata forte economicamente perché ha prodotto bellezza, come diceva un economista di un po' di anni fa, che si chiamava Cipolla, la capacità dell'Italia è stata sempre quella di costruire all'ombra dei campanili cose che piacciono al mondo. Questo è il tratto che ci ha resi famosi in tutto il mondo, e anche il tratto che ha fatto la fortuna del Made in Italy. Però per la cultura, per la mentalità diffusa dei gruppi dirigenti della sinistra italiana, questo tema semplicemente non c'è, e questo è il primo motivo, forse il più nobile, perché l'altro è meno nobile. L'altro motivo è il legame opaco che c'è troppo spesso tra la politica italiana, anche tra la politica di sinistra, e gli interessi economici. E da questo punto di vista il caso di Taranto io credo che sia la conferma più clamorosa e più evidente. La sinistra italiana per decenni, io sono arrivato in Legambiente, ho cominciato a occuparmi di ambiente negli anni 80 e già sfornavamo spesso dossier sull'IVA, allora non si chiamava IVA perché era pubblica, era di proprietà dell'Italsider, sull'inquinamento di quella fabbrica. Ebbene, da allora i politici di sinistra, sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione, ministri, sono stati complici dei padroni dell'IVA, prima dei padroni pubblici, poi dalla metà degli anni 90 dei IVA, che sono diventati, tra l'altro pagando una miseria, i padroni privati dell'IVA, e hanno anteposto questo rapporto opaco, torbido, rispetto alla difesa dell'interesse generale. E io credo che se non si esce da questi due contraddizioni, la prima, ripeto, un po' più alta di carattere culturale, l'altra un po' più bassa che riguarda invece quella che viene chiamata la questione morale, di casi Ilva in Italia, i casi Ilva in Italia non finiranno, e magari nei prossimi mesi saremo costretti a vederne esplodere dei dati. Sentendo quello che diceva Roberto Della Seta mi venivano due pensieri, non so se voi li condividete. Il primo, che la bellezza di un paese è spesso frutto di un'armonia che è a monte di questa bellezza, cioè se un paese è un paese che ha, diciamo, vive in una certa armonia, produce bellezza. L'Italia probabilmente in questo momento non è un paese che viva sia capace di essere armonico, non è un paese che vive in armonia, e per questo non siamo capaci di produrre la bellezza e neanche di conservarla spesso. E poi in questi anni che mi sono occupato d'ambiente mi sono reso conto che spesso il degrado dell'ambiente è difficile dire se venga prima il degrado dell'ambiente civile o il degrado dell'ambiente naturale, spessissimo vengono insieme ed è difficile dire quale sia la causa e quale sia l'effetto. Cioè, se un paese che è degradato civilmente, socialmente, spessissimo degrada anche il proprio ambiente, rovina anche il proprio ambiente naturale, e viceversa. Ecco, adesso volevo dare la parola a Oliviero Toscani. Oliviero Toscani si occupa molto a cuore sia l'ambiente, lui usa spesso anche la parola paesaggio, perché Oliviero Toscani ha vissuto cercando col suo obiettivo di catturare la vita, e il paesaggio è vita. Ecco, io gli vorrei chiedere come secondo lui, che è stato maestro della capacità di attirare l'attenzione con delle famosissime campagne pubblicitarie, se si può, in che misura, attirare l'attenzione e convincere la gente alla necessità di difendere il nostro paesaggio. Lui, come forse avete visto, sul nostro numero del lunedì, da lunedì scorso, ha due pagine che si chiamano Fatti in Italia, che sono dedicate proprio a questo, con la sua grande fotografia. La qualità dell'ambiente è direttamente la conseguenza diretta di un comportamento socio-politico-culturale. Se l'ambiente è degradato, vuol dire che la società si sta degradando. Quindi non esistono due ambienti, esiste un solo ambiente, quello in cui viviamo. Se esiste l'ambiente della scuola, dell'educazione, dell'informazione, di cui non siamo sicuramente il primo paese al mondo, ci diamo tante arie, ci diamo
scusiamo sempre di tutto, noi italiani siamo bravissimi, non sappiamo che qualcosa, però alla fine ogni tanto sono molto imbarazzato di dire che sono italiano. Ci sono delle ragioni, io molto personali, penso l'ambiente si è degradato in un'accelerazione incredibile da quando esiste la televisione privata. Allora, questa televisione privata, che poi è influenzata, sapete benissimo, c'è la televisione pubblica, anzi ancora tante volte la televisione pubblica è ancora peggio, ha fatto sì che noi italiani siamo diventati ciechi, non riusciamo più a vedere ciò che è brutto, non insegniamo più ai giovani ciò che è bello. Abbiamo una, ormai abbiamo acquisito con questo modo di accecarci tutte le sere di fronte a questi interminabili programmi idioti televisivi. Adesso esiste anche il campo di concentramento che io chiamo campo di concentramento di Facebook e Twitter. Facebook macht frei. Ci siamo accecati, non abbiamo più un senso critico e quindi non ci interessa, non è più un tema interessante, perché l'ambiente secondo me non è la natura, anzi bisogna stare attenti della natura, perché la natura ti manda le malattie, i tsunami, i terremoti, è una cosa tremenda, per fortuna ci sono i medici, ci sono le dighe, c'è tutto questo. L'ambiente è ciò che noi costruiamo, è ciò che noi pensiamo. L'ambiente è il pensiero mafioso di questo paese. È inutile negarlo, forse lei l'ha vissuto da vicino, ma è quasi irrimediabile. Abbiamo un senso di tolleranza verso la mentalità mafiosa che produce degrado. Allora, siccome l'ambiente non è natura e siccome l'Italia non è famosa per la sua natura, chiaramente ci sono le cose fantastiche, ci sono i Dolomiti, c'è la Sicilia che purtroppo però ha altri problemi, ci sono delle cose naturali fantastiche, però l'Italia è conosciuta perché l'essere umano ha costruito delle cose, ha fatto il buon governo, quello che Lorenzetti chiama il buon governo. Quindi la Toscana, io vivo in Toscana, ho scelto di scrivere in Toscana, perché la Toscana è famosa? Tu dici, forse è la regione più famosa al mondo, tu giri il mondo e dici Toscana e tu dici, oh che bello, non ci sono mai stati, però ha questa incredibile nomea. Ma la Toscana perché è bella? Per la natura? No, non particolarmente, perché i cipressi sono in fila, perché gli ulivi sono piantati bene, perché le costruzioni erano costruzioni fantastiche, sono le torri San Gimignano, c'è tutto quello che è il buon governo. E l'Italia non è più così, è una diarrea architettonica, per di più adesso ci sono anche gli artisti che costruiscono queste cose abominevoli, carissime, ingestibili, costose, imbecilli, masturbatorie. No, ma quando io non voglio le parti male, siamo qui, non dobbiamo andare dove la gente dice quello che pensate, siete tutti contenti. Io non voglio sentire quello che penso di voler sentire, vorrei sentire anche forse il Fatto Quotidiano c'era domani proprio questo problema di ciò che è abusivo, che forse è più bello che di ciò che è legalmente permesso da tutte le istituzioni e le amministrazioni locali. Ciò che le amministrazioni locali permettono è vergognoso, è indecente, è inguardabile. E quindi qui c'è da rimettere in discussione come noi battete le mani, come noi individualmente ci comportiamo di fronte all'assuefazione del brutto.
queste casette a schiera, i serramenti di alluminio anodizzato color oro, i cactus piantati al nord con gli ulivi trapiantati dalla Toscana portati nella nebbia del nord. Ma è tutto così, questi campanili che sembrano le rampe di lancio di non so di quale missile nelle nuove chiese. E allora, ma cosa sta succedendo? Ma cosa è successo al bel paese? Ecco, ci sono tantissimi comuni che ci hanno dato lezioni di come non si governa, ma ci sono anche dei comuni virtuosi che invece ci hanno dimostrato che risparmiando il territorio, non consumandolo, si vive meglio. Cioè, anche se non si riesce a convincere dell'importanza dell'elemento ambiente, che come diceva Toscani unisce sia la natura che quello che fa l'uomo, cioè l'ambiente è quello che ci è stato dato e quello che noi ci aggiungiamo. E il posto dove viviamo, tutto l'ambiente, con tutte le aggiunte che noi facciamo. Però, ecco, oltre a dimostrare, dal fatto che si vive meglio in questi ambienti, però c'è anche un vantaggio. Cioè, c'è un vantaggio che è anche economico, in questi anni è forse l'unico che noi ci siamo capaci di valutare. Forse c'è questa mentalità che ci induce a pensare che soltanto quello che è valutabile economicamente ha un valore, soltanto il prezzo è la misura del valore. Questo però è una cosa deleteria, però i nostri due amici dei comuni virtuosi ci dimostreranno che anche l'ambiente, che è un oggetto per definizione che pare quasi impalpabile e indefinibile, ci può aiutare a produrre lavoro, a produrre ricchezza, a ridurre anche i costi e quindi alla fine dovrebbe interessare a molti politici, salvaguardare l'ambiente produce anche consenso e quindi voti. Ecco, do la parola a Marco Boschini e poi a Domenico Di Guerra, che hanno fatto di questo la loro battaglia e sono riusciti a coinvolgere e convincere i loro cittadini. Grazie. Ma io partirei da una considerazione che c'è a Toscani. La situazione è quasi irrimediabile. Mi aggancerei proprio con tutte le forze quasi. Perché un pericolo che noi abbiamo quando raccontiamo, le poche volte che ci danno la possibilità di raccontare di queste cose, è quello di piangerci addosso. In realtà noi, come associazione dei comuni virtuosi, uno dei nostri proprio obiettivi statutari è quello di far vedere che è possibile cambiare in questo paese, nonostante tutto, quindi non negare, non nascondere le schifezze, la assuefazione al brutto, no, sincero, ma partire da lì per provare a scaraventare le cose. E una cosa bellissima che ha detto è che le cose si cambiano tutti insieme, ognuno di noi. L'ho detto anche 2 settimane fa alla nostra festa, la festa dei comuni virtuosi che abbiamo fatto qui, lo dico oggi, perché penso che questo momento storico richieda un salto di qualità, non della politica, certamente della politica, ma anche prima di tutto delle comunità locali, dei cittadini che si riappropriano del loro diritto, che in questo momento storico è un dovere di ricominciare a fare politica dentro al paese, nelle piazze, nelle strade, sul posto di lavoro, nel nostro condominio, in mezzo alle persone con le quali condividiamo la nostra quotidianità. Prima capiamo questo, prima avremo molto meno bisogno dei salvatori della patria, siano essi Berlusconi, Grillo, Prodi, D'Alema e tutti quelli che negli ultimi 30 anni, senza volerli mettere tutti allo stesso livello, nello stesso calderone, però sono arrivati a un certo punto sulla scena politica e per un momento più o meno lungo sono diventati, no, quelli che avrebbero cambiato le cose. In realtà ci siamo sempre accorti, prima o dopo, che così non funziona. Allora, per cambiare le cose nei comuni virtuosi abbiamo cominciato a lavorare insieme, amministratori che si mettono in gioco, che provano a fare del proprio meglio, che non hanno la velleità e la presunzione di dare lezioni a nessuno, sperimentano, si sporcano le mani. Io ho fatto un sacco di errori nella mia vita amministrativa di assessore che sta durando da 9 anni e che finirà l'anno prossimo, in comune qua vicino, Bologna, in provincia di Parma. Altre volte, qualche volta
ci ho visto giusto, ma soprattutto ho cercato di fare, io, Domenico e le centinaia di amministratori dei 70 comuni virtuosi sparsi in tutte le regioni italiane, abbiamo cercato di fare una cosa che la politica non fa più, cioè quella di ricominciare ad avere un progetto per il futuro, che è quello che manca in questo paese, perché noi oggi stiamo vivendo una crisi che non è una crisi passeggera, è una crisi di sistema, e quindi se vogliamo cambiare dobbiamo darci un progetto diverso, e dal nostro punto di vista mettere al centro la sostenibilità ambientale può essere il paradigma che cambia le cose. L'associazione dei comuni virtuosi è nata nel 2005 ed è da allora che noi ci battiamo contro le solite obiezioni, no? Appunto quelle che diceva Ferruccio, per cui sì, vabbè, queste cose sono belle, sono carine, fatele nei vostri comuni piccoli, ricchi del nord, ma noi politici di professione che ci occupiamo delle cose della nazione europea, non ci disturbate, non ci importunate con questi argomenti di poco conto. In realtà noi dal basso tutti i giorni abbiamo dimostrato e smontato tutte le loro obiezioni, cioè che essere a favore dell'ambiente significava essere contro il progresso, essere a favore dell'ambiente significava essere contro l'occupazione, essere a favore dell'ambiente significava essere contro la ricchezza, la possibilità di far girare il denaro, l'economia. Abbiamo dimostrato un pezzo alla volta che è vero esattamente l'opposto, cioè in un momento in cui questo sistema fallito ha dimostrato, dopo aver distrutto tutto quello che si poteva distruggere, territorio, bellezza, cementificando tutto il cementificabile, abbruttendo gran parte del nostro paese, si sono accorti che qualcosa non funziona. Noi abbiamo raccontato, facendo le cose, che si può vivere senza gli inceneritori, perché se tu porti tutti i comuni italiani, le percentuali di buona parte dei nostri comuni, che oggi sono al 90% di raccolta differenziata e che stanno lavorando per ridurre ulteriormente quel 10% di materiale indifferenziato, allora tu puoi dire che nel giro di 2-3 anni non solo non devi accendere degli inceneritori nuovi, ma puoi progressivamente spegnere quelli esistenti. Abbiamo dimostrato, lo racconterà molto meglio di me Domenico, che si può governare territori approvando piani di regolatori a crescita zero, quindi evitando di fare capannoni che rimangono vuoti, evitando di fare quartieri dormitorio che non servono a nessuno, evitando di fare centri commerciali, outlet e tutte queste cose che però poi si riempiono delle nostre scelte e del fatto che noi tutti i giorni poi ci andiamo a fare la spesa, ci andiamo a passare i nostri fine settimana. Ecco perché, e concludo, se vogliamo cambiare la politica e se vogliamo che la politica dall'alto cambi, dobbiamo iniziare a cambiare da noi, un pezzo alla volta, una scelta alla volta, non pensando che le nostre scelte non cambiano il sistema generale. Siccome fa tutto schifo, siccome la politica è tutta corruzione, sprechi privilegi, io non faccio nulla perché tanto non cambia nulla. No, non è così. Qua dentro quanti siamo? 300, 400, 200. Abbiamo un potere enorme da domani mattina di ricominciare a cambiare le cose, ognuno per il proprio pezzo, nel proprio comune, nella propria comunità, coinvolgendo i nostri familiari, i nostri vicini di casa. È così che si fa politica oggi, perché se ci aspettiamo che le cose cambino dall'alto, con una classe dirigente che è arretrata culturalmente rispetto alle politiche ambientali di almeno 20 anni, rispetto ai grandi centri che in giro per l'Europa e in giro per il mondo fanno queste cose trasversalmente agli schieramenti politici, siamo sì degli illusi. Dobbiamo cambiare dal basso, per cambiare non bastano qualche amministratore virtuoso, non basta qualche intellettuale virtuoso, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno nel più breve tempo possibile. Jacopo Fo, ricordando l'altro giorno, pochi giorni fa, la mamma Franca Ragne, che ci ha lasciati, nel suo intervento bellissimo, pieno di emozioni, pieno di sentimenti, pieno di visione del futuro, ha detto una cosa che mi ha molto commosso, perché lo stesso mi ha spinto ancora di più a portare avanti il difficile lavoro che stiamo portando avanti con i comuni virtuosi. Lui ha detto che se si sono estinti anche i dinosauri, ci è voluto del tempo, evidentemente, ma se si sono estinti anche loro si estingueranno tutte quelle persone che sono contro l'umanità, contro il bene comune, contro le cose di cui stiamo discutendo oggi. Perché si estinguano più rapidamente dipende anche da noi, quindi mi raccomando, c'è bisogno di tutto. A Domenico Pini.
guerra, vorrei chiedere anche se ci indica proprio quali possono essere queste scelte concrete che lui ha messo in atto nel suo comune e se secondo lui sono applicabili anche nelle grandi città, perché un po' l'alibi è sì, va bene, le scelte diciamo degli ecologisti si possono fare nei paesini, ma a Milano no. Dici un po', Domenico. Ma dunque, questa è una delle che ci viene mossa in continuazione, ci dice il nostro interlocutore principale nei convegni: voi siete soliti estremisti, siete sovversivi, siete radicali, volete cambiare il mondo, siete dei sognatori. E la cosa che più spesso ci viene detta è proprio che voi siete radicali sovversivi. Radicali sovversivi. E oggi, no, è una cosa che a me piace, no? Mi viene detto che siamo dei radicali sovversivi. Probabilmente in realtà lo siamo, perché stiamo cercando di sovvertire un ordine che non va poi tanto bene. Ma dal punto di vista poi pratico concreto, io posso dire che nel corso di questi 10 anni che ho avuto la fortuna di fare il sindaco a Casinetta di Lugagnano, ho constatato con mano che in realtà i veri sovversivi del rapporto tra uomo e natura, uomo paesaggio, uomo ambiente, uomo uomo, sono gli stessi artefici che oggi portano avanti le scelte strategiche in questo nostro paese. I sovversivi oggi, io credo che possano essere individuati in coloro i quali pensano che si possa uscire dalla crisi privatizzando i beni comuni, pensano che si possa uscire dalla crisi cementificando il nostro territorio per fare cassa con gli oneri di urbanizzazione, perché stanno sovvertendo e stiamo superando il limite superato il quale il nostro paese morirà di cemento. Noi, la nostra esperienza a Casinetta di Lugagnano è molto semplice: abbiamo adottato un piano regolatore che non prevede zone di espansione, abbiamo puntato tutto sul recupero dell'esistente, stop al consumo di territorio. Qualcuno dice facile da fare in un comune piccolo, l'Italia è molto più complessa. Faccio notare che in Europa Monaco di Baviera ha qualche milione di abitanti in più di Casinetta di Lugagnano e di uno qualsiasi dei comuni virtuosi. L'Île de France ha stabilito nel proprio piano paesaggistico che il faux derenisere suolo agricolo, bisogna rendere perenni i suoli agricoli, quindi lo dicono intere regioni d'Europa. E noi in Italia invece, per stare sul concreto, cosa succede? Che al secondo consumiamo 8 metri quadri di terra, cioè nel nostro paese ogni giorno, ogni secondo vengono consumati 8 metri quadri di terra, cioè questo spazio su cui noi siamo seduti viene consumato in 2-3 secondi nel nostro paese. E oggi nel nostro paese ci sono comuni che pianificano, ad esempio, faccio un paio di esempi, per a 150 metri da Villa Adriana, chi di voi è stato attivo sicuramente conosce Villa Adriana, la più bella villa romana del nostro paese, a 150 metri da Villa Adriana si sta progettando di fare 180.000 metri cubi di cemento. Ora, il nostro paese dove va? Cosa esportiamo all'estero? Scatoloni di cemento, villette, capannoni, che ogni 3 capannoni ce n'è uno con la scritta affitta si vendesi e ogni 3 capannoni ce n'è uno con su scritto svuota tutto? I nostri comuni stanno cercando di indicare con pochissime risorse delle vie alternative e l'ambiente è la potenza rivoluzionaria nel nostro paese. E credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che soprattutto nelle regioni dove c'è una crisi sociale, questa è strettamente connessa ad una crisi dell'edilizia. E questo binomio va inesorabilmente ad incrociare la volontà politica delle classi dirigenti. Che cosa rispondiamo a in questo momento particolare ai 350.000 lavoratori che hanno perso lavoro nel campo dell'edilizia? Rispondiamo con un piano casa? Rispondiamo con le grandi opere? Rispondiamo con dei sogni? Parliamo di TAV, di ponti sullo stretto di Messina, ma è finito quel posto in cui ci vorrebbero portare, non c'è, non esiste. E abbiamo invece oggi delle possibilità anche di creare occupazione nella cura del paesaggio, nella cura del dissesto idrogeologico, che vengono abbandonate a se stesse. Abbiamo 6 milioni di italiani, 6 milioni, che vivono in comuni a rischio di dissesto idrogeologico. Abbiamo speso negli ultimi 60 anni 60 miliardi di euro per porre rimedio a frane, alluvioni, e tutte le settimane ce n'è una. Ma
le nostre classi dirigenti, la politica disegna scenari che probabilmente rispondono ad altre, anzi sicuramente ad altre logiche. E qui vengo alla domanda poi che spesso i cittadini si pongono: il piano regolatore, il piano dei rifiuti, chi lo decide? Quali sono le logiche che vengono seguite? Quando disegniamo una città, se fare un mostro come quello che c'è a Savona, il Crescent, o come quello che c'è a Salerno, per essere tra nord e sud, lo decidono i consigli comunali, lo decidono quindi in ultima istanza i cittadini che eleggono delle classi dirigenti. Ma il piano regolatore poi in realtà non viene deciso dalle comunità, viene deciso da 4, 5, 10, 100 portatori di interesse singolo. Ora, nel nostro paese le leggi in realtà esistono, i comuni possono applicarle. Abbiamo, ad esempio, una cosa roberta, una Costituzione della Repubblica che all'articolo 9 dice in maniera molto chiara che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Abbiamo una Convenzione del paesaggio che dice le stesse cose. Abbiamo delle diagnosi ormai perfette che ci dicono cosa non dobbiamo fare e cosa dovremmo fare. Ora, quindi i cittadini subiscono in maniera passiva le decisioni del loro sindaco, dei loro assessori, delle loro 4-5 persone, oppure decidono di rompere direttamente loro nelle stanze dei bottoni? Noi come Comuni Virtuosi abbiamo cercato di portare questa eruzione nel fare concretamente cose diverse. Si può fare, ci vorrebbe una politica nazionale che rendesse più facile, perché noi per poter fare il nostro piano di governo del territorio a crescita zero ci siamo dovuti inventare le cose più assurde. Abbiamo copiato quello che fanno gli altri comuni virtuosi nel campo dei rifiuti, piuttosto che nel campo dell'efficienza energetica e del risparmio. Ci siamo inventati i matrimoni a mezzanotte, qui siete tanti, se qualcuno vuole sposarsi può venire a Cassinetta di Lugagnano, ci si sposa dalle 9 a mezzanotte, però si paga fino a 1500 euro e si mette in moto una macchina del turismo. Ma ci siamo dovuti inventare cose di questo tipo. Perché? Perché la politica disegnava il TAF. Perché la politica disegnava le grandi opere. E questo, attorno ai beni comuni, dice, chiudo, chiaramente che sui temi, poi sulla ciccia della politica, la distinzione tra centrodestra e centrosinistra non esiste. Nel nostro paese non esiste da troppi anni. Perché i piani regolatori più invasivi non li ha fatti Formigoni o non li ha fatti il... Formigoni ci ha messo del suo, però il peggior piano casa del nostro paese l'ha fatto il governatore della Liguria, lo conosce molto bene Ferruccio Sanza. I peggiori piani regolatori sono quelli che hanno disegnato le aree produttive come questa, che hanno fatto della Food Valley, qua siamo nella Food Valley, la Gru Valley. Noi cosa esportiamo nelle cartoline? Vi ricordate Rutelli con il suo spot in inglese maccheronico Come to Visit Italy? Faceva vedere il paesaggio italiano, i prodotti del paesaggio italiano, non faceva vedere né gli outlet, né i centri commerciali, né le villette. Ora, facciamo in modo che la realtà virtuale che vediamo all'estero possa essere più coerente con la realtà concreta che noi vorremmo perseguire. Perché se il paesaggio è lo specchio dell'anima del nostro paese, e se il paesaggio diventa qualcosa di cui noi ci sentiamo privati quotidianamente, allora può nascere un sentimento di sana indignazione che possa obbligare la politica a cambiare i propri obiettivi. Perché se i cittadini manifestano necessità di outlet o di rotonde, avranno outlet e rotonde. Se i cittadini invece si rendono conto che il 9 maggio in realtà non è stato fatto l'accordo PD-PDL nel nostro paese, ma il 9 maggio è il giorno in cui abbiamo superato le 400 particelle per milioni di anidride carbonica in atmosfera e che siamo arrivati al periodo storico del Pliocene, più o meno siamo, no? Qualcuno parlava di dinosauri prima di estinzione di qualche specie vivente, forse l'uomo, che è il vero parassito di questo paese, non soltanto dell'Italia ma del pianeta, potrà essere rapidamente eliminato e poi qualcuno potrà fare il meglio.
c'è Emiliano Liuzzi che ogni tanto si manifesta da quelle parti, mi fa segno così perché si vede che vuole vedere Valeria Golino. Spero che voi abbiate ancora 5 minuti di pazienza e vediate me invece di Valeria Golino per 5 minuti, magari, però così se l'attesa aumenta anche poi il piacere poi di vederla sarà maggiore. Quello che volevo dirvi era allora, Roberta De Monticelli. Roberta De Monticelli è una studiosa che però è molto diversa dagli studiosi classici che uno immagina non particolarmente immersi nei loro studi e non molto appassionati. Valeria De Monticelli è una persona che quando si appassiona, l'avete visto forse in TV recentemente, cioè si arrabbia parecchio e non è assolutamente accademica nel modo in cui fa spiegare le sue ragioni. E qui però questo vorrei chiedere. Lei insegna filosofia della vita, la filosofia della vita comprende certo anche l'ambiente in cui la vita si svolge. Ecco, come si può spiegare che la vita, che l'ambiente, la tutela dell'ambiente non è una fisima per pochi, ma è una cosa che invece deve riguardare tutti noi? Grazie Ferruccio, è certo che ardo concedere lo spazio a Valeria e quindi cercherò di essere il più rapida possibile, ma non è facilissimo fare filosofia in 2 minuti e né voglio fare filosofia. Vorrei prima di perdermi nel discorso dire che è inutile predicare i credenti già, e che credo che qui siamo tutti credenti sulla necessità di salvare quel poco che resta del paese, e dunque la cosa principale è davvero che ciascuno di noi si levi dagli occhi le fette di prosciutto che gli impediscono di vedere quello che giorno dopo giorno sta avvenendo qui. Io ho conosciuto Ferruccio Sansa precisamente in quella Toscana, nominando soltanto la quale colleghi di tutto il mondo così hanno gli occhi che si riempiono di sogni. Quella Toscana è oggi il paradigma di una civiltà malata. Non mi dilungo adesso a dire i disastri che in Toscana stanno così, sono all'ordine del giorno e del dopogiorno, perché non finirei più e voi sareste impazienti. Una cosa però voglio dire, io insegno la filosofia della persona e non della vita, e questo mi fa appunto, è per dire che io non sono un ambientalista per 2 motivi. Uno, perché non ne ho i mezzi tecnici, bisogna essere persone che veramente conoscono le forze della natura e l'interazione con le forze dell'uomo per essere tutti. Quindi questa è la ragione negativa, ma la ragione positiva è quella precisamente per cui l'ambiente, così come io lo concepisco, è l'ambiente, è come dire, dove è cresciuta la nostra civiltà, l'ambiente italiano, il paesaggio italiano, uso questa parola che usa anche naturalmente Olivero Toscani, ma che è così frequente per esempio negli scritti di Settis, no? Paesaggio non è una parola ovvia, è una parola di cui tutti noi dobbiamo cominciare a sentire lo spessore. Io sono venuta qui appassionata dopo aver scritto un piccolo libro che si chiama La questione del rinnovamento, dove sostengo 2 tesi. La prima la leggerete chi vorrà, la seconda pertiene a questo dibattito ed è questo. Una filosofa che è stata molto citata in tutti i tempi, Simone Weil, per la questione dei partiti, non ne parlo, ha detto: non c'è peggior tragedia che la dissipazione e la perdita del proprio passato. Questo non basta, perché lei parlava della perdita della patria nella catastrofe mondiale e ne scriveva nel 42. Noi possiamo parlare di perdita della patria e del passato immediatamente aggiungendo che la perdita del passato nel nostro caso è la perdita radicale, integrale, completa del futuro, perché a noi non è rimasto altro. Noi abbiamo il paesaggio che nei secoli ha in qualche modo appunto segnato la nostra storia, la nostra identità, che è il patrimonio e quindi la radice della nostra identità da un lato, ma che è anche la risorsa del futuro. Che altri ce ne sono di noi? Che altre risorse noi abbiamo se non appunto eventualmente ritrovare quel fare belle cose all'ombra dei campanili o valorizzare quello che resta? A proposito del photoshopping di cui parlava prima il sindaco, quello dei comuni virtuosi, che mi ha raggiunto, perdonami, non mi ricordo il suo nome.
successa, che tutti noi, io non credo solo perché siamo, ridiventati analfabeti, ma per non soffrire noi chiudiamo gli occhi di fronte a quello che vediamo, in modo che effettivamente stiamo al gioco delle agenzie turistiche, le quali per vendere turismo cancellano le brutture. Se voi andate a vedere i siti turistici, sono tutti falsi. Ma perché sono falsi? A proposito del Toscana, siamo arrivati a una situazione in cui, pensate a una sola valle, come la Valle di Cecina, ne parlo solo per un esempio paradigmatico, perché Oliviero Toscani abita da quelle parti, perché ho conosciuto Ferruccio Sansa occupandomi di quello. Ebbene, un intero fiume, Cecina, dalla sorgente alla foce, testimonia la malattia di questo paese. La foce è stata spostata. Ma sapete perché è stata spostata? Con un disastro ecologico e ambientale a venire, che è stato anticipatamente descritto da due esperti d'Italia Nostra. Tra l'altro, il tentativo di spostare le correnti è andato talmente bene che sono già crollati due degli enormi pennelli che stavano mettendo in mare per fare quello. Bene, è stata spostata per fare posto a uno dei famosi porticcioli turistici, di cui il famoso Burlando, ex presidente della regione Liguria, ha a un certo punto deciso. Purtroppo non è ex. Ah, non è ex, ecco. Io poi qui avevo una serie di dati. Questa cosa qui significa che nel cuore di un parco nazionale e di una riserva regionale, quindi di due parchi, sono l'Acqui Fiume Cecina e il Tomboli di Cecina, in questo cuore di un parco, ecco, sarà non solo, diciamo, è stata distrutta una spiaggia spostando una foce e spostando l'equilibrio mare-terra, ma sorgerà un'immensa speculazione edilizia, dovrebbe sorgere, che naturalmente è quella che, cosa parla? Mi ricollego subito alla qualità. La proposta attuale di disegno di legge per il contenimento della edificazione e per la difesa del territorio a nome Realacci Lupi, e sottolineo Lupi, ha in in un punto 5 molto bello, l'introduzione di un mostro linguistico che si chiama comparti edificatori privati. Sostanzialmente si tratta della accesso di consorzi privati a farsi il proprio piano urbanistico. È esattamente quello che è successo alla foce del Cecina, dove il comune ha svenduto tutto quello che era suo perché un'associazione privata facesse lo stagio che ha fatto, come con i soldi della comunità europea, per cosa? Per il ripascimento del litorale. E come mai? Beh, perché hanno detto usiamo il fondo del Cecina per ripascere il litorale, quindi con i soldi della comunità europea facciamo risparmiare i privati. Bene, ma il fondo del litorale del Cecina è avvelenato per via della Solvay. Quindi c'è quest'altro punto molto carino che è uscito in questi giorni, per cui la procura di Livorno ha fatto notare, finalmente con un'apertura d'inchiesta, che sono 10 anni che la Solvay continua a sversare il doppio, letteralmente il doppio, delle quote già ignobilmente generose che le sono concesse di sversare di fanghi velenosi nel mare, dove le famose spiagge bianche, e nessuno è mai riuscito a capire quanto velenose siano, vedono ogni anno frotte di bambini da tutto il mondo, noti particolarmente quelli biondi che vengono dal nord Europa, che si arrostiscono su queste spiagge bianche non sapendo, perché nessuno li ha messi al corrente, che sono piene di arsenico. Allora, queste cose, voglio dire, sono cose che credo tutti nei loro luoghi di origine, dissimili, oddio, così gravi, non lo so, perché siamo a livello veramente tremendo, però hanno notato. Ecco, spetta a noi di far saltare la terribile cortina di silenzio e di omertà che fa sì che questi sindaci possano continuare ad andare avanti, a svendere. Ma io non dico soltanto risorse pubbliche, io non dico soltanto beni pubblici, io dico la prima e principale delle risorse pubbliche, cioè la legalità, perché questa è svenduta dalle Alpi fino alla Sicilia. E allora una piccolissima nota rispetto
rispetto a quello che diceva Olivia Toscani prima. Io sono d'accordo che quello che con timbri e concessioni del tutto legali le nostre amministrazioni consentono di fare è spesso mostruoso. È tuttavia però, attenzione, noi abbiamo oggi come ministro dell'agricoltura una signora, Nunzia De Girolamo, la quale è firmataria di una proposta di legge contro le demolizioni degli edifici abusivi. E questo non è più tollerabile, questo non mi pare che sia tollerabile, questo mi ricorda la proposta, scusate, finisco così, una barzelletta. Qualche anno fa, l'allora presidente del Consiglio, diciamo, bucò gli schermi con una barzelletta, io non so se l'ha ricordata, una delle più atroci, quella delle mele. La barzelletta delle mele tolse l'attenzione dal fatto che era allora in questione. Qual era questo fatto? Una delegazione di sindaci, dicasi sindaci della Campania, con le loro belle fasce tricolori, naturalmente tutti di area del partito a cui faceva riferimento il Presidente del Consiglio, i quali erano andati in delegazione per ottenere che il Presidente del Consiglio intervenisse d'autorità contro i provvedimenti amministrativi già in atto contro l'abusivismo. Bene, la barzelletta passò e fece ridere tutta Italia, ma la richiesta dei sindaci tricolori fu accolta. Prima che il Valeria Dolino Fan Club vada al palco, una cosa di un secondo. Su questa questione che sollevava Roberto Monticelli rispetto al condono edilizio proposto dal PDL a partire dal caso Campano, io purtroppo devo dire che la situazione è peggiore di quella che lei ha rappresentato, perché è vero che il PDL storicamente è sempre stato in campagna il partito che chiede un quarto condono edilizio generalizzato dopo gli ultimi due varati da Berlusconi e quello di Craxi nel 1985, ma in questi giorni le pagine delle cronache campane di tutti i giornali sono state piene zeppe della notizia che tutti i partiti campani, e quando dico tutti, ho anche i ritagli di giornale che lo dimostri, intendo dal PD ai 5 Stelle in Campania, hanno preannunciato o presentato disegni di legge che, col pretesto di fermare le demolizioni disposte dalla magistratura, chiedono sostanzialmente di sanare per l'ennesima volta gli abusi edilizi commessi in Campania. Ecco, il tema della legalità è davvero un tema che contiene quello di cui noi stiamo parlando. Ha ragione da vendere Oliviero Toscani quando dice che poi esistono delle brutture legalissime che talvolta non hanno nulla da invidiare alle brutture abusive, però davvero se il tema delle regole urbanistiche, della legalità urbanistica, che spesso poi è la madre di tutte le corruzioni, non diventa centrale nell'attenzione di chi vota, prima ancora che di chi rappresenta, credo che difficilmente ne usciremo. Sposato da 35 anni con una donna norvegese che vive in Italia e da 35 anni cerco di farle capire che da noi esiste l'abuso edilizio, il condono fiscale, prendi il condono fiscale, abuso edilizio, no. Però adesso esistono anche i comuni virtuosi, scusate, se un comune normale diventa virtuoso vuol dire che c'è qualcosa nel paese che non funziona. Solito quando parliamo di queste cose siamo abbastanza solitari, parlarne con voi davanti a tutti voi è un motivo di ci fa sentire meno soli quando magari ci capiterà di affrontare queste battaglie. Io nel mio piccolo, ma anche tutte le persone che sono qua con me in questi anni si sono occupati parecchio di ambiente e posso dire una cosa, che abbiamo fatto tante battaglie e le abbiamo perse praticamente tutte. E questo che di cui parlavo con mia moglie l'altro giorno, lei mi diceva, ma allora cosa significa? Che smetti? No, significa che è il motivo in più per continuare. Grazie.